Bentrovati, la sfida contro il Genoa è praticamente alle porte, si gioca sabato sera alle ore 18 al Mapei Stadium, un anticipo che potrebbe consegnare alla formazione di Eusebio Di Francesco il bottino maggiore di punti in Serie A da quando la formazione nero-verde è salita nell'Olimpo del Calcio. In questo momento il Sassuolo ha 48 punti, pareggiando sabato sera arriverebbe a quota 49, vale a dire gli stessi punti della passata stagione. Dovesse vincere, varcherebbe per la prima volta nella sua storia i 50 punti, un bottino veramente importante per una società che ha saputo programmare nelle ultime stagioni, e programmando si ottengono sempre risultati. Il Sassuolo l'ha fatto con 21 giocatori sui 24 in rosa italiani, anche questo è un bel numero da presentare sul campionato di calcio di Serie A. E in questi giorni sta tenendo banco il tormentone Eusebio sì, Eusebio no. Sono tanti i lettori di tuttosolocalcio.com che hanno scritto la loro opinione. Basta mandare una mail all'indirizzo amcommunicationgmail.com e mettendo come oggetto "Care Eusebio", è questo l'hashtag che è stato lanciato dal nostro portale internet. Su Di Francesco c'è il Milan, che però pare essere orientato a promuovere Christian Brocchi, e si è fatta avanti anche la Fiorentina. L'intenzione del club è quello di tenere Eusebio Di Francesco, prolungargli il contratto fino al 2019 con cifre molto ma molto importanti, fra l'altro legate anche ad alcuni risultati, quindi con dei bonus dentro il contratto. Si gioca contro il Genoa, l'andata la formazione del Grifone vinse 2-1 proprio all'ultimo istante con Leonardo Pavoletti che infilò la porta di consigli, una sconfitta da riscattare. Non ci sarà ancora una volta Simone Missiroli, questa dovrebbe essere la formazione di Eusebio Di Francesco: consigli in porta, Versalico a destra, i due centrali Acerbi e Cannavaro, a sinistra Peluso, centrocampo con Magnanelli, poi Biondini o Pellegrini e dall'altra parte Duncan. L'attacco ormai è quello titolare, quello che aveva immaginato Eusebio Di Francesco all'inizio del campionato, vale a dire Berardi, De Frel e Sansone, un Nicola Sansone che spera ancora una volta di poter mostrare la sua maglietta di fantagazzetta.com. È un Sassuolo che cercherà di vincere, d'altra parte troverà un Genoa che arriva da una buonissima prestazione, la formazione di Gasperini fa un bel calcio e ha dei giocatori molto interessanti. Partita che potrete seguire sulle colonne di tuttosolocalcio.com con il live, le pagelle, l'uomo partito TSC e un ampio post partita con le parole dei protagonisti. Alla prossima!